Paris Hilton, com'è fatta la sua giornata ideale? Più passa il tempo, più la splendida Paris Hilton riesce a coniugare la sua vita da festaiola incallita ai piaceri del focolare, e di una famiglia che si è sempre presa cura di lei. È proprio durante l'intervista al Galore Magazine che la splendida Paris rivela un lato di lei che non conoscevamo e che la rende ancora più fantastica. Paris Hilton racconta della sua famiglia. Si penserebbe che Paris Hilton riesca a concepire come esempio di vita solo Paris Hilton, e invece tutto il suo amore, tutta la sua dedizione e tutta la sua ammirazione vanno a quello che la sua famiglia, negli anni, ha sempre fatto per lei. Complice l'età che avanza, con i suoi 36 anni, la bella socialite 10 si è fatta i conti in tasca e ha capito che cosa ha sempre sognato dalla vita, l'amore fedele e incondizionato di Cherise Zilka e una famiglia stupenda, proprio come quella che ha. Lei, che ne ha viste tante e ne ha passate anche di più, ha colto l'occasione dell'intervista con il Galore Magazine per condividere con le giovanissime un po' del suo iconico savoir-faire che, negli anni, ha potuto sperimentare il basta a misura. Gli uomini vogliono ciò che non possono avere, dice Paris alle ragazze, lasciando intendere che, forse, è meglio farli soffrire un pochino. Mia mamma mi ha sempre insegnato ad avere rispetto per me stessa, e mi ha spiegato che dovevo trovare una persona che mi amasse per quello che sono e nessun altro motivo. Qualcuno di cui io possa affidarmi in maniera incondizionata. Per Paris Hilton, non esiste esempio più valido di quello che le danno, ogni giorno sua madre e suo padre, i miei, stanno insieme da quando erano teenagers. La loro relazione, per me, è sempre stata fonte di grande ispirazione. Cherise Zilka mi ricorda tanto mio padre, sono entrambi delle anime pure e genuine. Cosa fa Paris Hilton quando non è al centro dell'attenzione? L'intervista tocca anche temi più privati, in cui Paris ci mostra un lato di lei che, sotto i riflettori, abbagliati come siamo dai lustrini sul suo vestito, non riusciamo mai a scorgere. Per lavoro sono sempre in giro, e ho addosso gli occhi di tutto. Quindi, quando ho un po' di tempo per me, preferisco stare a casa a guardare la TV a letto, con il mio ragazzo e i miei cuccioli. E poi, magari, un po' di discoteca. Ricapitolando con le sue parole, la giornata ideale di Paris riguarda lei, Cherise Zilka, una casetta intima e tanta buona televisione. Ci divertiamo sempre molto insieme, indipendentemente da quello che facciamo. La mia giornata ideale è quella in cui non lavoro, e mi sveglio un po' tardi. Poi, vado in cucina e preparo una colazione ricca mentre passo un po' di tempo con i miei animali. Poi andrei a Disneyland, e salirei su tutte le attrazioni possibili. Io e Cherise siamo un po' bambini dentro, e ci piace fare cose del genere. E poi, la confessione shock. Paris Hilton e Cherise Zilka vorrebbero avere dei figli, e a quanto pare non vedono l'ora. Attendo con ansia quel giorno. Vedo come si comporta mia sorella con la sua Lily Grace e non vedo l'ora di avere un figlio tutto per me. So che sarò una mamma incredibile.